A Perbelluno più siamo in Piazza Duomo, giovedì in piazza, alla fine di una marcia, una fiaccolata molto partecipata in questa settimana che per il bellunese sembra anche un punto di svolta, un momento in cui i cittadini su più aspetti stanno riprendendosi anche la partecipazione. Un ottimo risultato mi sembra Luca Zoccolotto della FIOM, cosa ci dice di questa serata? Una bella manifestazione, anche perché è una manifestazione che come tema ha l'occupazione sul territorio bellunese, per cui all'interno di questo problema c'è in questo preciso momento l'Invensys, ma ce ne sono molte altre, per cui oggi abbiamo avuto anche partecipazioni di altre aziende, e il messaggio che noi stiamo lanciando alla provincia e alle istituzioni è che a Bellun c'è un problema di occupazione, cioè chi perde il posto di lavoro oggi non lo trova più, ne vogliamo discutere o vogliamo far finta che non ci sia un problema. Per quanto riguarda Tradattivi Invensys, oggi ci siamo trovati in provincia e non ci sono stati assolutamente avanzamenti con l'azienda, qualche passo avanti c'è stato, partendo dal presupposto che però anche la provincia ci ha messo di fronte all'autato, cioè o voi ritirate gli scioperi, si può aprire un tavolo di discussione, altrimenti diventa un problema. Io della provincia questo non lo accetto, la provincia deve essere super partner, deve mediare tra due posizioni, tenendo però presente che la parte più debole della trattativa sono i lavoratori e lavoratrici, che rimangono sul territorio mentre l'azienda se ne va, per cui un obbligo di riguardo per i propri cittadini la provincia deve avere. Sì, mi sembra che la richiesta da parte vostra di prendere parte da parte di questa istituzione sia molto chiara, scegliete o state con i lavoratori o state con l'azienda. Voi cosa avete intenzione di fare? Come avete intenzione di continuare questa situazione? Abbiamo spiegato all'azienda per un mese e alla provincia oggi che non c'è nessuna intenzione di sospendere le mobilitazioni in essere fin tanto che non si arriva a un accordo. Dal momento in cui si arriva un accordo si torna a lavorare, finché non c'è un accordo la mobilitazione può solo crescere. Arrivare anche al punto che se l'azienda insiste e alza il tiro e arriva a praticare quello che è previsto per legge, cioè chiudere la trattativa anche con la provincia e licenziare i lavoratori, un minuto dopo noi occupiamo la fabbrica. Non c'è altra soluzione possibile. Bene, sembra che ti abbiano sentito, visto l'applauso. Grazie Luca. Domani, grazie. Ciao, buona serata. Ciao. Grazie.